benvenuti sul mio canale. Ad agosto di quest'anno ho fatto un viaggio super segreto perché sono stata insieme a Dyson nel loro quartier generale, il loro centro di ricerca e sviluppo qui in Inghilterra. Sto entrando negli headquarters di Dyson e ho scoperto in anteprima mondiale un prodotto che non era ancora stato lanciato, di cui non ho potuto parlarvi fino a qualche giorno fa e di cui voglio parlarvi oggi. Parlo del Dyson Air Upstyler. È un prodotto incredibile, secondo me rivoluzionario, secondo me un problem solver. Forse avete visto il video che c'è online in cui dico I want it, I need it. I want it, I really want it, I need it. Ed è esattamente quello che ho pensato e quello che penso tuttora, e in questo video voglio farvi vedere tutto. Una cosa che dovete sapere è che io non mi sveglio con questi capelli, assolutamente. I miei capelli sono un incrocio tra liscio e mosso, sono un po' crespi, sono rovinati da ere di colpi di sole, quindi veramente non ho un capello facilmente gestibile. In più sapete che la mia vita non è super rilassata, non è che la mattina ho quella mezz'ora di tempo libera per mettermi lì a farmi i capelli, no. In più quando li facevo o con la piastra o col ferro, e quindi sentivo proprio anche solo dal calore, dall'odore di bruciato, che stavo facendo un disastro. E penso che questo sia un problema comune a tantissime donne come me. Fidatevi se vi dico che questo è un hairstyle che io adesso posso raggiungere in modo facilissimo mentre finisco di asciugarli, e fatto bene anche se non sono una parrucchiera. Ho qui come il Dyson Airwrap Complete, questa è la scatola. E adesso lo apriamo insieme, vi faccio vedere tutto quello che c'è dentro. Facciamo un unboxing. Allora, guardate intanto la scatola com'è bella, che vi risolve il problema dove lo metto in bagno, metto direttamente la scatola. Allora, lo apriamo. Wow. Dentro, ah, cosa c'è qui? Qui ci sono le prime indicazioni. E adesso andiamo ad aprire il kit. Questo è il corpo centrale. Qual è la sua caratteristica principale, quello che lo rende diverso da tutti gli altri? Il motore, cioè la tecnologia che c'è dentro, perché il motore digitale Dyson V9 usa la potenza dell'aria, non usa il calore estremo per mettere in piega i capelli, e quindi non li rovina e lo fa in modo molto veloce. Questo è il bottone principale dove accendete l'air wrap, e andando ancora più su vedete c'è un puntino azzurro e date un getto di aria fredda, quindi ideale per fissare lo styling. In più ci sono altri due bottoni che sono quello del calore a destra e quello della potenza a sinistra. Dietro abbiamo il bottoncino che fa l'unlock, quindi sblocca gli accessori una volta che li avete messi sopra, invece quando li mettete non dovete assolutamente fare niente. Ha il filo che ruota in tutte le posizioni a 360 gradi, quindi non state in posizioni scomode con il filo attorcigliato intorno a voi per farvi i capelli, e in più ha il filtro magnetico, quindi si può levare e rimettere. Passiamo agli accessori, che sono la parte più interessante. Il primo è questo qui, questo si chiama l'asciugatore pre-styler. Perché pre-styler? Perché voi date un'asciugata generale ai capelli con questo, ve lo farò vedere tra poco, ma li lasciate comunque abbastanza umidi per lo styling, e fate lo styling mentre li finite di asciugare. Abbiamo due set di coni, ci sono i coni da 30 mm per i ricci un po' più stretti, un po' più di volume, e ci sono quelli da 40 mm che sono per ricci un po' più come i miei, più morbidi, più beach waves, più onde diciamo. L'altro accessorio è la spazzola lisciante delicata. Voi la accendete e semplicemente pettinate i capelli e crea una messa in piega liscia. Se invece avete i capelli particolarmente crespi, abbiamo la spazzola lisciante forte per disciplinarli e dargli uno styling liscio. L'ultima è la spazzola volumizzante. Cosa potete fare con questa? Quello che facevate prima con una spazzola tonda, ma con una mano sola. Quindi onde morbide e soprattutto volume sulle radici. Come vedete mi sono lavati i capelli e vediamo cosa succede da qui in poi. Sono ancora bagnati e il primo accessorio che vado ad usare è l'asciugacapelli pre-styler per levare un po' di umidità e prepararmi allo styling. Ok, ci sono. Ho levato l'umidità dai capelli, anche se sono ancora abbastanza umidi. E adesso vado a fare lo styling. Arriva la parte interessante, cioè dove avviene la magia, secondo me, di questo prodotto. Ho preso questi due accessori che sono i coni da 40 mm. Come vedete sono due, perché? Perché sono simmetrici, cioè le frecce vanno in due direzioni diverse per curvare i capelli fuori da questo lato e fuori da quest'altro. Adesso andiamo a vedere come facciamo questi boccoli in modo facilissimo. Prendiamo una ciocca, vi faccio vedere questa avanti così vedete bene questo effetto. La tengo così a metà, quindi lascio un pezzo fuori circa 10 cm, ma insomma dipende dalla lunghezza dei vostri capelli. E adesso vi faccio vedere la magia. Accendo il Dyson,
lo avvicino. In pochissimi secondi ho questo boccolo perfetto. Come funziona questo effetto? Questo effetto si chiama effetto Coanda, è un fenomeno fisico. Fondamentalmente ci sono delle fessure attorno a questo cono e il getto potente dell'aria che esce da tutte queste fessure attira il capello. È proprio un effetto, sembra magnetico, ma è proprio l'aria che attira e avvolge il capello attorno al cono. Quindi tutto quello che devi fare è semplicemente avvicinarlo e lui fa il boccolo per te. Poi non c'è assolutamente nessun rischio di sbagliare o di incastrare i capelli, nulla di tutto ciò, perché è super sicuro, quindi veramente non puoi sbagliare. Guardate la differenza tra questo lato e questo lato. Stacco questo, attacco la nostra spazzola e con questa vado a dare un po' più di volume alle radici e in generale ad aprire un po' i capelli. Anche entrambe le spazzole hanno l'effetto Coanda, infatti se vedete le setole si muovono per attirare meglio il capello grazie alla potenza dell'aria. No vabbè, wow. Vabbè ragazzi, io l'ho fatta, cioè non lo so, sembro uscita dal parrucchiere, sembra che ho il parrucchiere in bagno che è venuto un attimo a farmi i capelli e poi è ritornato di là. E invece me li sono fatta da sola questi, io non ci sto credendo, vi giuro, sono bellissimi. Io sono super tranquilla che mi posso fare questo look anche tutti i giorni, in poco tempo, perché poi avete visto quanto poco ci vuole, ma poi più si fa, più si prende la mano, come con tutte le cose. E non so, con la tranquillità di avere i capelli sani, di mantenerli sani, questa è una cosa meravigliosa, cioè veramente... È come avere capre e cavoli, non so come dirvi, non mi viene un esempio migliore. È praticamente l'unico tool di hairstyling di cui io sento di aver bisogno in questo momento. È l'unico, ha tutto. Intanto vi ringrazio, se volete iscrivetevi al mio canale, lasciate un like, un commento, voglio sapere cosa ne pensate e seguitemi anche su Instagram Stories, su Facebook, su Twitter e sul mio blog macchedavvero.it. Intanto io vi ringrazio di aver guardato questo video e alla prossima!